Buongiorno ragazze, eccomi tornata con un nuovo Vlogmas ed è un po' di giorni che non sto più registrando niente perché non ho avuto proprio il tempo di farlo. Infatti questo è il Vlogmas numero 7, se non ricordo male, se non ho fatto male i conti, e oggi è il 16 di dicembre. Tra l'altro questa settimana sono piena, piena, piena di lavoro, essendo la settimana prima del Natale. Faccio un sacco di ore in più rispetto al mio contratto di lavoro, quindi sono davvero super piena e non so quanto riuscirò a registrare questa settimana. Spero di riuscire a fare qualcosa, a filmare qualcosina, però non vi assicuro nulla. Ho anche il calendario dell'avvento da aprire, sono indietro di un po' di giorni, proprio perché l'ultima volta che l'ho aperto è stato, mi pare venerdì, ma non sono sicura perché adesso sto facendo anche confusione con i giorni. Tra l'altro non so se dalla mia voce si sente, ma sono anche raffreddata. In questi ultimi giorni mi è venuto questo maledetto raffreddore che non sopporto, continuo a soffiarmi il naso e ho tutta questa zona molto molto secca proprio perché sono continuamente con il fazzoletto di carta in mano e non vedo l'ora che mi passi perché odio, proprio odio dormire con il raffreddore perché non riesco a dormire bene, continuo a girarmi perché ho il naso tappato, quindi non riesco a dormire tranquilla. Comunque, a parte questo, devo ancora fare colazione, mi sono già truccata perché oggi devo fare un po' di cose, quindi mi sono truccata, però ho ancora il pigiama, mi sono semplicemente messa dei leggings e queste calzette natalizie e in queste ultime settimane, si può dire, per stare qui in casa le tengo perché mi piace camminare scalza, poi c'è il pavimento bello caldo perché c'è il riscaldamento pavimento acceso, quindi adoro camminare a piedi nudi. Comunque devo fare colazione, ma stamattina penso di farmi semplicemente un nocciolino che in sostanza è tipo una specie di caffè, ma in realtà è molto molto dolce. È più un dolcettino mattutino al gusto di nocciola, è davvero buonissimo. Questo è il mio look casalingo, ve lo faccio vedere da qui dalla cabina, così riesco a inquadrarvi tutto perfettamente. Allora, questi sono dei leggings semplicissimi che prendo da H&M, comodi per stare in casa. Le calzette invece sono di Primark e questo me l'ha chiesto una ragazza su Instagram, tra l'altro adesso andrò a risponderle perché ieri poi non sono riuscita, però ho letto il messaggio e volevo chiarire anche questa cosa. Molto spesso mi capita di ricevere tanti commenti sotto i video e poi alcune ragazze scrivono: è inutile che le scrivete, tanto lei non risponde. Io vi assicuro che leggo tutti i vostri commenti, ma non sempre. Ma sono a fuoco? Mi pare di sì. Ma non sempre riesco a rispondere a tutte perché comunque siete davvero tante, sia sotto i video di YouTube, ma specialmente in direct. E quindi piano piano cerco di rispondere a tutte, non lo faccio con cattiverio perché io non abbia voglia di rispondervi, ma davvero non riesco sempre a farlo subito dopo aver ricevuto il messaggio, quindi se aspettate un pochettino di giorni, a volte capita anche una settimana, poi comunque vi rispondo. E una ragazza appunto mi chiedeva dove avessi preso questo maglioncino. Questo in realtà non è un maglioncino, ma è un pigiama natalizio che ho preso da Yamamaya, infatti ve l'ho anche fatto vedere nel Vlogmas. Non l'ultimo, ma il penultimo che vi lascio qui nelle schede. Qui dentro c'è una piccolina che non si sta facendo vedere. Quella lì. Lei adora questa cesta. Dorme tantissimo qui dentro durante il giorno. Vero amore, che ti piace tanto? Questa l'avevo presa quando era ancora cucciola. Ora non ricordo il brand perché molto spesso me lo chiedete, molto carina perché ci sono queste orecchiette, c'era anche un pompon che lei ha gentilmente distrutto, c'è anche la codina qui dietro, è davvero molto carina, però non ricordo il brand, mi pare sia di Croci, però non sono sicura. Thank you.
mattina faccio colazione così con un bicchiere di succo di frutta, sapete che mi piace molto, il nocciolino che adesso mi bevo subito perché mi piace averlo caldo, non bollente ma caldo sì, e poi mangerò 2 o 3 Nutella biscuit che sono davvero molto molto buoni, ogni tanto me li concedo. Tra l'altro, già che ci sono, dopo aver fatto colazione, andiamo anche ad aprire il calendario dell'avvento. Dobbiamo aprire il giorno 12, il giorno 13, il 14, il 15, il 16. Oggi un mega spacchettamento. Ve lo dicevo che è da un po' di giorni che non sto registrando, quindi ho anche un po' di scatoline da aprire. Tra l'altro, devo dire che questi sgabelli, adesso non vedete molto se non lo schienale, sono molto molto comodi. Sono sì effettivamente più alti rispetto agli altri, e io fortunatamente non devo mangiare troppo in curvata quando mangio qui, il piano è appena appena più basso rispetto all'altezza di un tavolo normale, però riesco a gestirmela abbastanza bene. Stay invece, che è molto alto, resta un pochettino più accovacciato. Infatti sto pensando di fare come ha detto mio papà, che poi come avete detto anche voi, alcune di voi mi hanno detto la stessa cosa, ovvero di andare a tagliare le gambe degli sgabelli essendo in legno, si vanno ad accorciare leggermente, così lo sgabello si abbassa quel minimo che serve per essere un pochettino più comodi. Quindi mi sa che andrò a fare questo lavoro nelle prossime settimane, nel prossimo mese. Adesso non è super urgente come cosa da fare, però penso che andremo a farla. Però sono davvero super soddisfatta di questo acquisto. Mi piace tantissimo perché ha scaldato molto di più questo ambiente, che essendo tanto 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 bianco aveva bisogno insomma di un po' di calore. In realtà io questo tipo di sgabello l'avrei voluto acquistare ancora in principio, però inizialmente Ste non era molto convinto, anche lui li vedeva un po' come dei seggioloni. Ho ricevuto un paio di commenti di questo tipo: è uno stile che deve piacere, non è un classico sgabello tradizionale a cui siamo abituati, essendo uno sgabello con proprio questo schienale un po' così bianco, leggermente imbottito, può vagamente ricordare il seggiolone. Però a me personalmente piace tantissimo, quindi sono stata davvero molto contenta di essere riuscita tra virgolette a convincerlo, perché appunto come vi dicevo, quando abbiamo fatto la cucina lui non era molto propenso su questo tipo di sgabello. Io lo volevo acquistare, cioè io volevo prendere questi fin da subito, cioè non questo modello esatto ma comunque questo stile, così da poter avere gli sgabelli uguali anche alle sedie che abbiamo qui accanto in sala da pranzo. Quindi ci siamo orientati su uno sgabello un pochettino più tradizionale, però alla fine la praticità l'ha avuto la meglio e siamo andati a cambiarli anche a livello estetico nell'ambiente che abbiamo poi creato. Guardando un po' il complesso, mi piacciono molto di più. Detto questo, finisco di fare colazione, altrimenti mi dilungo in chiacchiere e escono vlogmas sempre lunghissimi, e poi spacchetto tutti le varie scatoline. Colazione fatta, vado a recuperare la scatolina numero 12, che è questa qui. Questa è super leggera, quindi penso che anche qui ci sia qualcosa a che fare con le unghie, tipo degli adesivi. Vediamo un po', allora. Ok, che carino, è un braccialettino. Molto molto carino. Poi questo era il giorno 12, quindi passiamo al giorno 13, che è questa scatola più grande. Cosa c'è qua? Ok, qui abbiamo una matita per le sopracciglia, penso. Esatto, una matita per le sopracciglia. Io utilizzo tanto le matite per le sopracciglia, le disegno tutti i giorni. Mi sembra forse un filo troppo chiara per le mie, però la proverò sicuramente. Poi pacchettino numero 14 è questo qui, quindi si parla sempre della scatola più grande. Questo è molto più pesante rispetto alle altre due.
Cosa ci sarà? Wow, questo cos'è? È una crema mani, una crema idratante per le mani. Ha un profumo di fiori. Buona. Poi passiamo al pacchettino numero 15, che è questo qui. Nel frattempo il calendario si sta praticamente distruggendo, perché ovviamente siamo andate a togliere gran parte delle scatole. Qui si parla di relax. Cosa ci sarà mai? Penso quindi un prodotto di skincare. Vediamo un po'. Wow, una mini bomba da bagno rosa. Che bella, questa non vedo l'ora di provarla nella vasca da bagno. Passiamo all'ultimo giorno, quindi il 16, dov'è? Eccolo qui. Anche questo è parecchio pesantino. E vediamo un po' cosa c'è. Si parla di qualcosa di luminoso, di satinato. Vediamo cosa ci sarà. Uno smalto, ancora uno smalto. Questo è il terzo smalto, se non ricordo male, o forse addirittura il quarto. È uno smalto perlato sull'oro rosa e un po' di argento, con il pack natalizio. Fatto questo, ho finito di spacchettare le varie scatoline di questi ultimi giorni. Adesso riordino tutto, carico le cose in lavastoviglie. E poi vorrei farvi vedere alcuni regalini che ho preso. In realtà li ho presi ancora una decina di giorni fa. Ve li faccio vedere, così poi li vado ad impacchettare, perché ormai manca davvero proprio Natale e ancora non ho preparato i pacchi regalo. Andata a recuperare nel mio studio alcuni dei regalini che devo impacchettare, che sono contenuti all'interno di questa shopper di Bath & Body Works. Però prima di farvi vedere i regalini che ho fatto, vi mostro lo shopping che ho fatto per me. Partiamo da questa shopper. Qui ho preso i saponi per le mani. Io amo letteralmente i saponi per le mani di Bath & Body Works, e in particolare Questa linea. È praticamente un sapone in schiuma che fa tantissima schiuma anche se li utilizzate pochissimo. Infatti questi mi durano una vita. Considerate che Bath & Body Works c'è soltanto a Milano e ad Arese, quindi non ho la possibilità di acquistarli molto frequentemente. Lo scorso anno ad esempio ero andata ad un loro evento proprio per Natale e avevo preso due saponi per mani che poi mi sono durati praticamente fino all'estate, quindi durano davvero tantissimo. Io questi solitamente li tengo in cucina e ho preso diverse profumazioni, infatti ne ho presi ben 5. E voilà, questo è l'ultimo. Due sono uguali, che sono questi qua, perché uno l'ho preso anche da regalare a mia mamma per Natale. E questi sono al profumo di marshmallow e sono davvero buone tutte le loro profumazioni. Nonostante io abbia il raffreddore, sento molto il profumo.
Questa è una profumazione dolce, ci sono all'interno 236 ml, però come vi dicevo durano davvero un'infinità di tempo, perché basta davvero un piccolo pump per insaponarvi per bene le mani e averle poi profumate, vi restano profumate proprio a lungo. E io questi adoro tenerli in cucina, perché quando ho finito di cucinare odio l'odore di cibo sulle mani, quindi voglio proprio andare a togliere tutti gli odori, tutti i cattivi odori, specialmente quando faccio il pesce, e questi sono davvero una salvezza. Quindi ne ho preso uno per me e uno appunto per mia mamma da regalare. Poi per mia mamma in realtà ne ho preso un altro regalino, sempre qui da loro. Poi ho preso quest'altro in edizione limitata, comunque nell'edizione natalizia, infatti questo pack mi fa impazzire e adesso lo metterò qui sulla cucina. Questo è allo zenzero, c'è l'omino di pan di zenzero tra l'altro, che è davvero grazioso, mi piaceva tantissimo il pack di questo. Il profumo qua è abbastanza forte e molto speziato, però mi piace tanto anche questo. Questo però più che altro l'ho preso per la confezione. Poi ho preso quello classico alla vaniglia, che mi piace molto, adoro la loro profumazione specifica alla vaniglia. Infatti avevo preso tempo fa anche una candela della stessa profumazione. È buonissimo anche questo, tutto bianco. Questo penso di tenerlo in bagno vicino al lavabo. Poi ho preso l'ultimo, che è questo, è sempre alla vaniglia. Questo è in edizione natalizia, infatti c'era scritto proprio Merry Christmas, c'è il campanellino con il fiocchetto rosso, e anche questo è davvero molto buono ed è ancora più dolce di questo bianco. Poi, restando a tema regalo di Natale, proprio per lei, le ho preso anche una candela. Ne ho presa una per me e una per lei. Per lei ho scelto questa qui, mi piaceva molto il pack, tutto bianco, opaco, con il coperchio dorato. Guardate quanto è elegante e raffinata. Non so dirvi con esattezza la profumazione, è un profumo comunque forte, si sente molto. Forse c'è anche qualcosa di leggermente speziato, però non so descriverli molto bene. Mi piaceva tanto il pack, ma penso che come profumazione possa piacerle. Per me invece ho scelto questa, che ha un pack che mi piace molto, tutto bianco con questi disegni, ci sono le casette, le nuvole, molto bello, i palloncini. Questa profuma di, se non è caramello, è qualcosa di molto simile. Caramello salato, comunque tipo marshmallow fatti sul fuoco. È una profumazione che mi piace molto, io amo le profumazioni dolci, quelle molto, anche quelle fin troppo stucchevoli a me piacciono. Infatti quando prendo le candele vado, mi oriento quasi sempre su questa tipologia di profumo, e questa penso di metterla qui all'ingresso, anche perché la Vanilla Cupcake di Yankee Candle è quasi finita, ieri l'abbiamo tutta accesa praticamente tutto il giorno ed è quasi agli sgoccioli. Poi passiamo al sacchettino dove invece ci sono i regali di Natale. Questi ve li faccio vedere velocemente perché sono tanti, quindi faccio una ripresa super veloce. Ho preso gli igienizzanti mani, io questi li amo, cioè sono i miei igienizzanti mani preferiti, cioè è il brand che preferisco per quanto riguarda questo tipo di prodotto, anche perché hanno un'infinità di profumazioni. Ne ho prese davvero tante, ora non ve le faccio vedere tutte perché comunque sono davvero tante, saranno circa una quindicina o forse anche più, e andrò a confezionarli tutti all'interno di questi sacchettini. Questi me li hanno dati proprio in negozio, sono tutti così oleografici, guardate che belli, trasparenti, quindi in realtà poi il contenuto al suo interno si vede ancora prima di scartare, però mi piaceva molto questo sacchettino così tutto arcobaleno, bello, bello colorato, quindi me li sono fatta dare. Ho preso diverse profumazioni, ora non ve le sto a elencare tutte, vado abbastanza veloce. Ad esempio questa è cioccolata calda e crema, quindi panna classica alla vaniglia, Merry Cookie, quindi biscotti di Natale, confetti, cupcake. Poi ne ho presa una alla vaniglia, alla ciliegia, al latte macchiato, un altro latte macchiato, all'eucalipto, ai marshmallow tostati, insomma
Ne ho presi diversi. Adesso mi metto comoda sul tappeto, magari ci spostiamo sul soppalco, così vado a confezionarli tutti quanti. Vi faccio vedere velocemente tutti gli igienizzanti, poi farò, cioè andrò a chiudere i sacchettini magari con questi nastri. Allora, facciamo una cosa di questo tipo, voilà, svuotiamo tutto. Ho già messo da parte gli igienizzanti che terrò io, ne ho messi da parte tre per me, e questi sono quelli che invece andrò a regalare. Adesso vado a confezionarli singolarmente all'interno di questi sacchettini che vi ho fatto vedere prima. Guardate quanto sono belli, tutti così olografici, cioè sono davvero stupendi. E come nastrino mi sa che vado a mettere forse o questo qui, oppure ci potrebbe stare bene anche questo bianco, sì, uno di questi due, perché questo mi sembra forse un po' troppo, quindi o questo bianco oppure questo più sottile. Ed eccoli qui tutti belli confezionati, ve ne faccio vedere giusto alcuni. Questo è il pacchettino completato, ecco qui, lo trovo davvero molto grazioso, mi piacciono molto perché sono tutti colorati e quasi tutti diversi. Forse ci sono un paio di igienizzanti della stessa profumazione, ma tutti gli altri sono diversi. Adesso li vado a rimettere tutti qui all'interno del sacchettino. Comunque trovo che questa sia un'idea regalo, un pensierino davvero molto carino. E c'è qui Gioia che sta curiosando anche lei. Ti piacciono questi regalini? Ti piacciono? E i pacchettini regalo sono pronti. Intanto li metto qui sotto l'albero di Natale e poi il 24 li porterò insomma alle persone a cui devo regalarli. Comunque dicevo, visto che mi è avanzato un sacchettino, anzi più di uno, è questo, l'ho utilizzato per confezionare il sapone che regalerò a mia mamma. E poi c'è questa appunto, che è la candela che vi facevo vedere prima, che le regalerò insieme al sapone per mani. Questa però non saprei come confezionarla, quindi mi sa che vado semplicemente ad inserire tutto qui e poi magari andrò a pinzare e a fare un fiocchettino. Alla fine ho deciso di lasciare separata la candela dal sapone per mani perché mi piace molto che mi è uscito anche questo pacchettino così trasparente a vista, e quindi nella shopper ho messo soltanto la candela che ho sigillato con questo washi tape con i cuoricini argento. Guardate che belli, così si è chiusa perfettamente la shopper, e sopra ho fatto questo fiocchetto che non è proprio perfetto, però ho fatto questo fiocchetto con questo nastro argento con tutti i glitter. Mi piace molto come è uscito, mi piacciono poi i colori di questo brand e sono molto soddisfatta. Con poco sono riuscita a creare dei pacchettini comunque molto carini. Fatto questo, direi che è arrivato il momento di andare a togliermi il pigiama. Nel frattempo voi non l'avete visto, però sono passate diverse ore, ho pranzato, ho portato Gioia a fare una passeggiata e fra poco devo uscire, devo andare a recuperare Stia al lavoro, perché poi insieme andiamo a trovare la cagnolina. Non vedo l'ora di vederla.
anche perché non l'abbiamo più vista, cioè non l'ho più vista da quando sono andata a vederla la prima volta. Quindi stasera andiamo a vederla, e visto che l'allevamento si trova abbastanza vicino al posto di lavoro di Ste, vado a lavoro da lui e poi insieme andiamo a vederla. Se riesco registro qualcosa. E un'altra cosa che vorrei fare stasera, se c'è il tempo di farlo, anche perché tra una cosa e l'altra verrà abbastanza tardi, in quanto Ste finisce di lavorare alle 6 e quindi ci metteremo un po' tra il vedere la cucciolotta e poi tornare a casa, perché abbiamo circa 40 minuti di distanza, quindi verrà abbastanza tardi. Però se riesco vorrei farmi un bagno caldo proprio per rilassarmi completamente, e se lo faccio voglio provare la bomba da bagno di Lush. Quindi se nella clip successiva, oltre a vedere la cagnolina, vedrete anche la vasca da bagno, vuol dire che sono riuscita a farmi un bagno caldo. Speriamo, incrociamo le dita. Sono distrutta, ho guidato tantissimo stasera. Comunque siamo arrivati a casa, abbiamo già messo in forno il pollo che dovrà andare ancora per circa una mezz'oretta. Abbiamo famissima perché è molto tardi, sono le 9, sono già le 9? Quasi. Quindi abbiamo fatto davvero molto tardi, ma lo immaginavo. Comunque dopo sicuramente è d'obbligo un bel bagno caldo. Nel frattempo vi lascio alle clip, sono riuscita a registrare qualcosa, così vi faccio vedere come la cucciolotta è cresciuta parecchio rispetto alla prima volta che l'ho vista, è bellissima, e la schiena si è scurita rispetto a quando l'ho vista la prima volta, che era completamente bianca. Adesso sulla schiena un po' di macchie caffè latte, però vi faccio vedere. Fai vedere alle ragazze cosa ti ha portato Santa Lucia. Ma che bello, della Kinder. Tutto bianco, così diventerà sporco in 3, 2, 1. Vero? Che cattiveria, che cattiveria. E alle 10 di sera sono pronta per fare un bagno caldo. Probabilmente lo farà anche Ste, essendo la vasca adatta per le persone. Comunque è una vasca, adesso ve la faccio vedere, dove ci si sta comodamente in due, quindi mi sa che alla fine farà un bagno anche lui mentre guardiamo Netflix. Ho acceso l'acqua che esce da questo angolino ed esce talmente calda che si sta già facendo il fumo. Comunque questa è la vasca, come vedete c'è la possibilità di starci seduti comodamente in due, uno di qua e uno di qua, poi verso il fondo si stringe leggermente appena appena, però ci si sta davvero comodi anche in due. Certo in uno è ancora più bello perché si ha un sacco di spazio, però anche in due ci si sta senza nessun problema. Intanto che la vasca da bagno si riempie, vado a recuperare la bomba da bagno che non vedo l'ora di provare. La vasca è quasi piena, la bomba da bagno ce l'abbiamo, quindi non resta che immergerla. Guardate che meraviglia, specialmente in questa parte ci sono un sacco di colori, bellissimo. Quindi direi buon bagno a noi. Spero di esservi stata di compagnia con questo vlogmas, un bacione e al prossimo video, ciao!